Alvia Stamani presso il Tribunale di Teramo la prima udienza del processo per l'omicidio della pittrice Renata Rapposelli. Accusati di omicidio ed occultamento di cadavere sono Giuseppe e Simone Santoleri, marito e figlio della vittima, che devono rispondere di omicidio volontario aggravato nei confronti della donna e occultamento del cadavere rinvenuto sulle rive del Chienti in vicino Tolentino. In aula era presente solo l'ex marito Giuseppe Santoleri, visibilmente provato e detenuto nel carcere di Castrogno. In effetti, da come è apparso il discorso di fondo è che le sue condizioni di salute non sono quelle che si sperava che fossero. Chiaramente questo inciso che ho evidenziato sul fatto di voler far accedere un mio medico per quanto riguarda il suo status più che di salute mentale, perché certamente la situazione di oggi è un po' peggiorata di quella di allora e quindi è necessario anche accertare le condizioni attuali e soprattutto le condizioni che potevano sussistere al momento in cui si sarebbe verificato il fatto storico. Assente invece il figlio Simone, rimasto nel carcere di Lanciano dove è detenuto. Simone è molto provato, l'avevamo visto qualche giorno fa, era molto provato dal fatto che il padre, dell'incontro con il padre, che purtroppo sapete tutti che ha le dichiarazioni che ha reso, quindi purtroppo evidentemente non se l'è proprio sentita di avere questo incontro con il padre. Competenza territoriale che resta a Teramo, bocciata la richiesta di spostamento presentata durante l'udienza dagli avvocati di Simone Santoleri. Sì, la competenza territoriale resta a Teramo, era una eccezione che a fini difensivi comunque eravamo tenuti a fare, perché allo Stato per noi la situazione era questa. Comunque serenamente andremo avanti con il processo a Teramo, non c'è problema. Ricordiamo che alcuni mesi fa Giuseppe Santoleri scaricò ogni responsabilità sul figlio, sostenendo che avrebbe soffocato lui la madre al colmo di una lite per soldi arretrati che Giuseppe e Simone dovevano alla donna, versione respinta da Simone e naturalmente dai suoi legali. Sono delle accuse che comunque Santoleri Simone respinge fermamente e lui continua a fornire la stessa versione che aveva fatto all'inizio, ovvero il racconto del padre: sono usciti di casa il signor Santoleri Giuseppe, la signora Rapposelli Renata, e il padre poi ha riferito di averla accompagnata a Loreto e di averla lasciata lì. Quindi il Santoleri Simone continua a percorrere questa versione poi fornitagli dal padre. La prossima udienza è il 21 di febbraio. Ci sarà l'escussione dei testi del pubblico ministero. Noi siamo pronti a controesaminare i testi farli raffrontare rispetto alle lacune che ci sono in questo iter probatorio, investigativo e probatorio. Secondo voi ce ne sono diverse, visto e considerato anche la questione della macchina, è un argomento su cui state lavorando? Sì, ce ne sono diversi, il nostro consulente Ezio Denti è già al lavoro per fare una perizia, per fare tutto il necessario per confutare le risultanze che porta avanti il pubblico ministero.